l'inflazione è un po' quel killer che uccide i nostri risparmi, no? Però è un killer molto silenzioso, che non si fa vedere, che non si fa trovare subito, ma piano piano erode il nostro potere d'acquisto. Quindi è subito bene riuscire ad intercettarlo e a capirlo, è di questo che parleremo. E qui arriviamo probabilmente al dato più importante, perché ci compete di più, è il prezzo alla produzione. Il prezzo alla produzione dell'industria e delle costruzioni in Italia ad agosto 2020, i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati dello 0,1% su base mensile, ma attenzione, perché siamo invece in diminuzione del 3% sulla base annua. Allora ragazzi, questo indice, che poi potete vedere, aspettate che vi faccio vedere il testo integrale in PDF, da cui ripeto, questi dati li potete andare tranquillamente a scaricare sul sito dell'Istat, andarveli a controllare e a vedere soprattutto storicamente come sono cambiati. Vedete qui le linee storiche, e questo indice in realtà ci dà un po' le tendenze all'interno dei mercati all'ingrosso, cioè le industrie manufatturiere, i mercati delle materie prime, include i dati sulle industrie che producono beni materiali, tutto tranne le attività relative alle importazioni. Perciò è un indice che, diciamo, lo possiamo dividere dal punto di vista statistico in tre elementi, no? Il primo, materie prime, che appunto mostra la variazione dei prezzi nel mese di riferimento su base annuale di materie prime come gli energetici, petrolio, acciaio, carbone e così via. E poi invece l'indice intermedio, che rappresenta le merci, e quindi diciamo il prodotto finito, il bene è finito, e l'indice rappresenta la fase, ricordiamocelo sempre, la fase finale della produzione. Perché quest'indice è importante, ed è importante ragazzi quando messo a fianco al Consumer Price Index? Perché se, e può addirittura anticiparci il valore del CPI, il PPI, perché se aumentano il costo delle materie prime che le aziende per produrre beni devono acquistare, e quindi i prezzi di queste materie prime stanno alzandosi, stanno diventando più costose, secondo voi chi è che pagherà di più i prodotti finiti, finali, che le aziende produrranno? Saremo noi, dovremo pagare di più per avere lo stesso bene se la materia prima è aumentata. Vi faccio l'esempio della benzina, anche se la benzina, diciamo, che segue anche oscillazioni e stagionalità di prezzo che sono diverse, addirittura dietro ci sono situazioni, scenari geopolitici eccetera, però immaginate la benzina: se il petrolio aumenta, a un certo punto aumenterà anche il costo della benzina che noi andiamo a mettere dentro la nostra macchina, no? Questo è il classico esempio. Quindi se il valore dei prezzi alla produzione industriale aumentano, vuol dire che a un certo punto aumenteranno anche i costi per i consumatori di quelle materie prime. Quindi ecco perché per me questo è un dato estremamente importante. E passiamo, continuando a parlare di inflazione, ragazzi, guardate, vi volevo far vedere due dati che avevo per voi, diciamo, preso come riferimento, e sono questi. Sono per ora dei dati dell'aumento dell'inflazione dei beni che vengono consumati negli Stati Uniti, e quindi parliamo di americani, ma vi prometto che vi cercherò anche i dati a livello Europa e in particolare Italia. Guardate qui, uova, quindi parliamo di beni comuni, di beni che compriamo tutti i giorni. Le uova, il prezzo è aumentato del 16,5%. Ketchup, che in Italia non lo consumiamo tanto, ma in America lo consumano tanto, il prezzo è aumentato del 4,9%. Il caffè istantaneo, il prezzo è aumentato dell'8,4%. Il formaggio, il prezzo è aumentato del 7,3%. Il lunch meat, quindi la spesa per comprare il pranzo, ha aumentato dell'8,1%. Questo è interessante perché tra l'altro ho anche delle aziende investite in questo settore, il plant-based meat, cioè la carne fatta non con carne animale ma con vegana, basata su piante e su, come si dice, i ceci, i fagioli, eccetera, eccetera, non mi viene adesso il nome. I prezzi sono aumentati del 13,8%, guardate qua, Nike Air, quindi parliamo di scarpe, prezzi aumentati del 10,5%.
1%, e potrei continuare. Guardate qua, Lululemon, che è una azienda americana molto molto interessante, che fa abbigliamento sportivo, prezzi aumentati del 7,2%. Vi faccio vedere anche quest'altra tabella di quest'altro centro di ricerca. Lo potete andare a vedere con calma voi, ragazzi. Il sito è il crresearch.com. E come ci misura, ha misurato come il Covid ha impattato sul portafoglio dei consumatori, sui nostri portafogli. Vi faccio vedere quali sono le che cosa noi consumatori, o meglio, consumatori negli Stati Uniti stanno pagando di più. 85% per il grocery, per fare la spesa, il 75% per tutti quanti i beni che servono per la casa. E quindi guardate, la carne aumentata del 68%, il legs aumentata del 48%, il milk, latte del 48%, il pesce del 45%, la frutta del 37%, il riso del 30% e così via. E i servizi e invece i beni per la casa, dalle pulizie 59% di aumento, e prodotti di cartacei come per esempio la carta igienica aumento del 39%, le utilities, le bollette, elettricità, gas aumentate del 33%. E capite che questo è l'incremento, questo, o meglio, scusate, le statistiche che vi ho letto adesso sono quello che gli americani dicono di stare pagando di più, quindi pensano di pagare di più, e questo è quello che effettivamente gli americani stanno pagando di più: la carne più 10%, le uova più 5-9%. Quindi capite che c'è una percezione anche di quello che pensano i cittadini, i consumatori, e quello che è poi nella realtà. Però lasciatemi dire che comunque un incremento c'è. Questi sono appunto il CP, Consumer Price Index, misurato da febbraio del 2020 dal BEA, che è il Bureau of Economic Analysis negli Stati Uniti. Quindi vedete, ragazzi, come una cosa che ne abbiamo parlato, credo, nel Trading Talks, nella nostra lunga diretta, no? Vi ho detto, qui abbiamo le banche centrali che stanno espandendo la base monetaria. In che modo? Stanno comprando bond, stanno comprando titoli di Stato, obbligazioni, e stanno comprando corporate bond anche. Quindi non si sono solo fermati al primo livello di manovra, diciamo così, politica monetaria, che era agire sui tassi di interesse che hanno abbassato. Hanno cominciato poi a comprare obbligazioni statali, titoli di Stato. Infine, terzo livello, hanno comprato corporate bonds, quindi hanno comprato obbligazioni di aziende. Abbiamo parlato di ETF, di quale ETF puntavano, ma in realtà quello che ha fatto la Federal Reserve attraverso delle aziende che l'hanno, diciamo così, di consulenza, è andare a comprare i corporate bond di aziende specifiche. E quindi c'è stata, da una parte, la base monetaria che è aumentata per l'iniezione di liquidità da parte delle banche centrali. Poi, secondo punto importante, c'è stata un'interruzione dal punto di vista della supply, quindi della produzione a livello globale, non solo in Italia, non solo in America, non solo in Cina, e questa è stata causata a marzo e aprile, principalmente marzo, aprile e maggio per alcune nazioni. La Cina ha iniziato prima, l'Europa ha iniziato un po' dopo, l'America ancora più in ritardo, e quindi c'è stato un blocco della supply, della produzione. Però che cosa hanno voluto fare i governi? Hanno voluto cercare di mantenere costante, quindi alto, i consumi, quindi la domanda, perché se la domanda anche crollava, capite bene che economicamente parlando si andava incontro veramente ad una profonda crisi. Ragazzi, questa equazione, che è la somma di questi tre addendi di cui vi ho parlato: base monetaria della banca centrale, l'interruzione del globale della produzione, la volontà di mantenere però alti i consumi e quindi la domanda, a che cosa comporta? Cioè, facendo questo più A più B più C è uguale a che cosa? È uguale all'inflazione. Quindi l'inflazione non ci sarà subito. Come vi ho detto, la mia stima iniziale di una inflazione che cresceva anche troppo velocemente era fine 2021. Probabilmente i dati, quello che mi stanno dicendo, è che questa cosa avverrà prima. Lo staremo a vedere, la monitoreremo insieme, non vi preoccupate, insomma ne parleremo giorno dopo giorno.